Pramato vuole giocarsi la carta per il podio quest'oggi, di nuovo con lo svizzero Luigi adesso. Settima posizione per lui davanti a Zarco. Poi alle sue spalle direi Simeon, seguito da Mattia Pasini. Nuovo Simone, chiedo scusa. No, era giusto, Simeon su Mattia Pasini, poi Caglio, Simone, Corsi, che ha riguadagnato la posizione sul Schlotter. Intanto il sorpasso di prima, il sorpasso dall'alto, esatto, di prima, con una buonissima accelerazione, ha guadagnato 20 metri però in staccata. Non so se è Spargarò che aveva in qualche maniera mollato un po' la presa, o il giapponese che è entrato cattivissimo. Guarda quanto era distante e cioè, nonostante tutto è entrato a spirare in giro, la sensazione era quella, è stato anche abbastanza in linea, un po' larghissimo. Sì. Vediamo la situazione degli altri italiani invece, perché dicevamo Pasini in nona posizione, Corsi il dodicesimo, De Angelis è sedicesimo, staccato di 6 secondi e mezzo. Pasini su Simeone, intanto Pasini su Simeone, bella la bagarre di Mattia per l'ottava posizione. Morbidelli è 23esimo, che ricordiamo all'esordio qui con la moto del team di Gresini, augurandogli che ci sia anche così l'occasione di proseguire la sua strada nel 2014. Ricordiamo.